qua, fermo? Sì, sì, sì. Fermati all'inizio proprio. No, subito qua, buttati dentro. Butto. No, qua, non in mezzo, non in mezzo, qua all'inizio. Dove cazzo stai andando? No. Qua all'inizio, che almeno siete dietro la montagna. Dove stai andando? Boh, pensavo all'inizio qua, non all'inizio là. Scusami, da che parte stai arrivando? Quella è la fine, questo è l'inizio. Pensavo l'inizio della rientranza. E quello è l'inizio della rientranza. Se arrivi da là, questo è l'inizio e quella è la fine. C'è una foto. Beh, questo è l'altro lato del Col du Galibier. Vedo un sacco di nuvole che non mi piacciono molto, ma vabbè. Strabello anche di qua. Andiamo a fare la foto davanti al cartello. Beh, almeno togli le chiavi dalla serratura. Ma va, ma siamo qua, chi è che vuoi che... Ma poi chi arriva in moto e mi ruba la moto? È uno che c'ha il passeggero e dice: guarda cazzo, una moto, aspetta che gliela rubo. E dammi il telefono che te la faccio. Ah, vieni che facciamo un selfie. Vai. Allora, sembrano proprio, secondo me... Sembrano tipo moto adventure le nostre. Ma da cosa? Non lo so, dall'arancio. Dalle mie gomme da turismo? Sì. Tanto ci dovremmo fermare. Ah, guarda dov'è il punto dove abbiamo fatto la foto l'anno scorso. Quel tornante là. Ah sì. Accendi tutto. Acceso? Sì. Vai. Vado. Bene fans, la foto in cima al Colle du Galibier l'abbiamo fatta. Finalmente abbiamo visto la vetta a distanza di un anno. Adesso riprendiamo la discesa e probabilmente ci fermeremo nello stesso punto panoramico dello scorso anno a fare qualche altra foto, o in qualche altro punto panoramico, tipo qua in alto, che magari è più bello. Luna, guarda la montagna davanti a te al posto del pick up. Guarda quanto è alta. Sì. C'è un punto di patumiera. Guarda che c'è il punto panoramico. Qua, fermo? Sì, sì, sì. Fermati all'inizio proprio. No, subito qua, buttati dentro. Butto. No, qua, Luna, non in mezzo, non in mezzo, qua all'inizio. Dove cazzo stai andando? No. Qua all'inizio, che almeno siete dietro la montagna. Dove stai andando? Boh, pensavo all'inizio qua, non all'inizio là. Scusami, da che parte stai arrivando? Quella è la fine, questo è l'inizio. Pensavo l'inizio della rientranza. E quello è l'inizio della rientranza. Se arrivi da là, questo è l'inizio e quella è la fine. Vabbè, mi devo girare? Girati. Senza cadere. Ma metti giù il piede che c'è da questa parte, al posto dell'altro. Non ce la faccio. Ma cosa vuol dire non ce la faccio? No, non ce la faccio. Ci sono i sassi. Faccio girarmi. Non ce la faccio. Ma cosa... Non riesco. Non ci hai neanche provato. Metti la folle. Scendi dalla moto. Tienimela però. Era facilissimo.
Io non ce la faccio perché sono bassa, non ho stabilità. Ma va a cagare, è la stabilità. E niente fans, da quest'altro lato è così invece, discreto eh. Col Duca Libier. Vai, accendi la Sony. Inizia a far filmare anche la GoPro. Adesso andiamo giù diretti. Foto ne abbiamo fatte anche troppe. Vedi, abitare tipo Torino, questa zona qua, mica te la fai sempre. Eh sì. È come abitare in Valtellina, che la parte della Svizzera te la fai sempre. Allora, vediamo se ce la faccio. È tutto acceso? Sì. Aspetta che mi sposto prima io, che così fai meno fatica. Non va indietro. Devi andare in avanti infatti, non indietro. Ci sei? Sì. Bene fans, abbiamo fatto un sacco di foto, anche qualche video da caricare nelle stories. E adesso possiamo iniziare la discesa del Col Duca Libier. Chiaramente sono le 12:40, perché a noi essere in orario non ci piace mai sulla tabella di marcia. Solo che quando hai dei paesaggi così, scusami, come fai a non far foto, video, robe? Esatto, poi ci ritorno dopo un anno. Luna, esterno! È ufficiale, Luna Colombo ha capito interno esterno. Luna, c'è il fotografo. Attenzione, distanziamoci. Poteva beccare anche una curva con l'asfalto più bello però, eh. Luna, interno. Vai, stai larga, non stringere. Brava, così. Pericolo di pecore. Chissà se c'è ancora la barriera di Lego. Eh beh, immagino di sì. Magari qualcuno l'ha smontato. Guarda che slalom. Guarda, pensione, macchina lì, due seggioline da pesca e si viene su al Galibier a sbocciare. Ti porti anche una bottiglia di vino? Beh, ovvio. Sta a posto. Anche perché con 21.1 rimane bella fresca. Sì. Luna, esterna. Guarda qua che spettacolo, dove c'erano fermati l'anno scorso. Sì. Foto, foto. Attenzione, c'è il fotografo. Questo è un bel posto dove fare le foto. Distanziamoci. Attenzione, attenzione, proprio distanziamoci bene. Parte adesso, parte lui. Si è messo in posa per il fotografo. Magari pensa che gliela compriamo, invece no. Invece andremo a guardare le anteprime solo per vedere come sono venute. Sì, esatto. Però quelle dello stelvio che mi ha mandato quel ragazzo non erano male. Sì, ma già 8 euro. Vabbè, ma 15. La Madonna. Mi sembra un po' eccessivo.
E qui è dove l'anno scorso c'è stato l'ingarellamento con Luna Colombo. Attenzione. Flashback. Dopo la sosta fotografica riparte l'inseguimento di Lady KTM. Strade deserte, asfalto, beh, qui non più proprio al top, però comunque la vista ripaga l'asfalto non eccezionale. Ma raga, figo, bellissime queste montagne. Fans, che poi ci dicono che parliamo solo tra di noi, non con voi. Quindi fans, mi rivolgo a tutti voi e anche Luna si rivolge a tutti voi, vero che ti rivolge a tutti loro? Certo. Benissimo, il Col du Galibier ve lo consigliamo, cioè guardate qua che roba. End of flashback. Potrebbe ritornare. E riparte? L'unica cosa è che quest'anno Luna Colombo ha le Dunlop Sport Smart TT da pista e io ho delle Bridgestone un po' più turistiche, e quindi Luna Colombo è avvantaggiata. Sicuramente ha più grip. Ah beh, prego di brutto. Gratto tutte le saponette e le butto via. Se devi grattarle, gratta quelle nere, non quelle giallo fluo. Vuoi dire qualcosa? Se avete una casa in vendita qua, siamo interessati.